Galoppa, galoppa! Stiamo entrando nel mese, siamo entrati nel mese di maggio e dopo una festa del lavoro quantomeno importante, sto scherzando ovviamente, siamo tornati qua a Beventino News per parlare con Enrico Balletto ovviamente, che ci saluta, mezzo addormentato. Enrico, buongiorno. Buongiorno. Sei un po' così tra le nebbie del sonno e quella della sonno della veglia, che stai cercando di capire dove sei, cosa fai, con chi sei, dove vai. Ma ovviamente questa puntata è diventata, diciamo così, una della serie delle puntate con speciali, con gli ospiti speciali, un ritorno speciale di una persona speciale, di un artista speciale che ci fa compagnia anche oggi per molti buoni motivi. È di nuovo con noi Sandro Torella. Sandro, ben grazie a te, grazie a tutti, buongiorno. Bella, bellissima, anche questa bellissima giornata al netto del tempo che è un po' uggioso, qui andiamo in Sardegna. Anche qui. Ok, sì. Allora siamo un pochettino uggiosi a livello meteorologico, ma attenzione, comincio subito la puntata perché voglio subito, diciamo, cercare di fare un video scoppiettante, dicendo chiaramente che il grigio si sposa bene con questa maglia che ho addosso, e anch'io posso definire un po' inverno, quindi ho bisogno di un armocromista. Non so voi, ma io sento il bisogno decisamente. Un armocromista. Non so che cosa sia, ma è l'armocromista. Ho dovuto addirittura indagare sul significato. E armocromista sono queste persone che scelgono i colori in base alle stagioni, cioè ti sta bene una stagione, ti sta bene un'altra. Lei è molto invernale, cioè, oltre alle foglie sono cadute proprio le palle, cioè cade tutto, e nella caduta definitiva arriva lei con i suoi colori, e costa 300 euro all'ora, lei ci spiega. Farsi, in realtà non può costare 300 euro l'ora, dipende quanto ci mette questa a capire. No, cioè, se io devo fare è come il medico, no? Cioè, una volta che tu hai fatto la diagnosi, quella è, non è che il medico poi ti corre appresso. Evidentemente questa qui, se gli dà 100 euro l'ora, per cui evidentemente anziché fare una diagnosi, che è quello che gli servirebbe, ha fatto, gli è l'accompagnata a comprare le cose, capito? Ora, per comprare le cose, oltre a quanto ti costano gli abiti, che visto l'arcappotto non so se è di Zenicata oppure se è del tenente Colombo, quel cappotto è un cappotto da 2-3 mila euro minimo, per cui il ragionamento è 300 all'ora quello che fate comprare il cappotto più il costo del cappotto, è proprio una roba da marxista, non so come dire, è proprio una di quelle cose di cui questa veramente rappresenta la classe operaia. D'accordo con te, anzi penso che nel manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels ci fosse proprio un capitolo dedicato a come vestirsi. Mi raccomando, c'è un capitolo su Vogue. Esatto. C'è proprio un capitolo che è stato si è messo proprio lì, nel senso che nella rivista c'è la foto di Marx con il cappotto. Col cappotto glauco. Cosa brutta. Sandro, allora io da artista te lo chiedo perché giustamente così, oltre che da intellettuale te lo chiedo da artista, soprattutto perché tu hai il gusto e anche la vista lunga su queste cose. Allora, quanto la gente, il livello di sonno intellettuale delle persone è arrivato al tal punto, di volte, non di tutte per fortuna, di riuscire a prendersi anche un personaggio del genere che sembra veramente uscito da un telefilm degli anni 90. Ora, ma a che livello di sonno siamo arrivati? A livello anche, non solo intellettuale, ma anche estetico, anche semplice, proprio a livello proprio di pancia. A che livello siamo arrivati proprio? Guarda, il discorso è che la forma prevale sulla sostanza in maniera determinante, e noi siamo fortemente condizionati dalla forma, di cui non conosciamo nulla. Ne parlavo in maniera seria perché parte del mio lavoro, che non è soltanto quello di spettacolo, è quello di insegnamento, e da 20 anni parlo di questo aspetto, di cui non parlo soltanto io ma soltanto alcuni teorici, pochi. Il ragionamento è questo: noi andiamo a scuola, giusto? Quando vai a scuola, se tutto va bene, impari a leggere e a scrivere, e diciamo se tutto va bene, e lo impari mediamente male. Lo vedo anche da avvocati che scrivono cose improponibili proprio grammaticalmente, ma non ci rendiamo conto. Tu durante il giorno, Gabriele, o tu Enrico, quante cose leggete, o in genere secondo voi, magari voi leggete anche di più, in genere una persona quanti fogli legge al giorno? Fisicamente intendi? Sì, quante righe leggi ogni giorno?
Allora, senti, parliamo di carta fisica, ok, quindi giornale o quaderno. Parliamo un po' di righe lette. Sì. Cioè, che ne so, Allora, tu ogni fisicamente, giorno. sì. Io penso che mediamente una persona legga meno di un foglio al giorno. È molto probabile, sì, penso di poter condividere questa tua opinione, anche perché si capisce spesso e volentieri come la conoscenza nell'era di internet tra di noi sia titolistica più che altro, iconica, ecco. Per cui hai ragione tu al dire che in effetti la gente mediamente ha poca attenzione per articolare la propria, per leggere e capire un ragionamento articolato. Proprio Per leggere, cui, no, va, non sì. leggo proprio, non solo le poche cose che leggo sono cose simboliche, il cartello stradale, Sì. la pubblicità, il logo di una marca, le insegne per strada dei locali, ok? Cioè noi non leggiamo frasi, noi leggiamo simboli, Vero, vero. condivisibile. Sì, Qual è la condivisibile. cosa che noi facciamo di più? Cioè se leggiamo un foglio, per cui diciamo che in un giorno tu per leggere, inteso come si leggeva una volta, impieghi 2 minuti, 3 minuti, Sì. mezz'ora? Sì. Vabbè. Quanti video vedi ogni giorno? Anche interessanti e anche di contro quello che vuoi, non lascia perdere il contenuto. Quanti video vedi? Video Mediamente, vuol dire sì. pure la partita di calcio, vuol dire la televisione, vuol dire il telegiornale, vuol dire quello su internet, vuol dire un documentario, un film, video è tutto. Allora, questo è più interessante come ragionamento, perché in effetti il sottoscritto, parlo per il sottoscritto, poi Enrico potrà dirmi magari a suo parere qual è. Il sottoscritto spesso e volentieri non guarda, ascolta, perché ha bisogno magari più dell'informazione che della forma in sé. Poi, essendo radiofonico, questa cosa viene da sé, però Che ci devi. sta. A me interessa più che altro l'informazione in quanto tale, perché poi deve costituire un sostrato sul quale magari fare ragionamenti e reperire informazioni. Magari poi faccio anche altro, dipingo, magari leggo altre cose, semplicemente faccio delle cose, svolgo dei lavori che richiedono l'uso del computer, di conseguenza magari lavori manuali per cui ho bisogno di tutta la mia attenzione e nel frattempo ascolto delle informazioni che arrivano magari tramite un video, un podcast. Però Interessante questa. pure questo, può capitare che tu ascolti un video? Ascolto un audio, il video per me il video diventa una questione di secondo piano, per il semplice Sì, fatto però per che. dire, per dirti, ascolti l'audio del video. Sì, assolutamente, sì, Cioè, capita. che ne so, io ho la televisione sotto Sì, aperta e esatto. mentre dipingo ascolto l'evento sportivo, ascolto la telenovela, a prescindere dal contenuto, non faccio una questione contenutistica, No, 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 certo. ascolto Beautiful, ok? Da, sì, esatto, può essere quello. Se Perfetto, vogliamo. io sto ascoltando un audiovisivo, per cui mi sto prendendo la parte audio del visivo, Esatto, dell'audiovisivo. esattamente. Implicitamente, se conosco l'audiovisivo, io lo vedo. Cioè, se io vedo abitualmente Beautiful, seppure io non veda lo schermo, ma con gli occhi altrove, io sentendolo lo vedo, perché so di che si parla. Ok? Certo, nella mia mente c'è questa immagine, mettiamola così. C'ho l'immagine in mente. Sì. Ok. Allora, l'audiovisivo occupa soltanto audio, audio più visivo, come vuoi, occupa, diciamo, almeno il 90% del linguaggio che noi fruiamo, almeno il 90%, io dico anche il 98%. E leggiamo, la lettura e scrittura coinvolge il 2% della comunicazione giornaliera. Ci può stare? Sono cambiate le proporzioni, col cambio dei medium, dei media del messaggio, cambiano anche le proporzioni, sì, può avere una. Completamente. Sì. E allora, esiste una materia che si chiama letteratura, grammatica, Certo? sì, giusto, no? Es Certamente, ovvio. esiste, esiste a scuola una materia che si chiama regia audiovisivo, linguaggio tecnico? Non esiste proprio quello, esiste in alcune scuole, io l'ho insegnata, spero che te lo dico per esperienza personale, Sì. esiste la materia tecniche di comunicazione, io ho insegnato tecniche di comunicazione, per Ok, cui esiste una materia del ma genere, più generica? No, linguaggio di comunicazione però no. è una Linguaggio proprio specifica. di comunicazione è una specifica che non esiste e non esiste in nessuna scuola tranne quella che hai frequentato tu, diciamo, dove hai insegnato, perché Beh non è sì. che a scuola dell'obbligo, alle elementari, No, purtroppo ti no. insegnano, sono fissati per esempio con l'inglese, con tutti quanti i linguaggi, la matematica che è un linguaggio. Sono fissati con una serie di lingue, l'italiano che è un linguaggio, però Certo. l'audiovisivo
che è il linguaggio che tu usi al 99% durante il giorno, da quando sei piccolo a quando sei adulto, quello lì non viene studiato. Ecco, questo, prima di tutto, è il motivo per cui io mi ciuccio la Schlein col cappotto del tenente Colombo e non capisco un cazzo. Perché quando vedo un'inquadratura, io non capisco l'inquadratura. Quando sento un audio, io non capisco l'audio. Quando vedo il video, io non capisco il video. Mi arriva quello che mi fa arrivare il regista. Federico Fellini diceva: ti faccio guardare coi miei occhi. Ora, noi siamo tempestati d'audiovisivo. Questa cosa l'aveva capito quello coi baffi, come si chiama? Adolf Hitler. L'aveva capito quella senza capelli, come si chiama? Bassetti? No, si chiama, cazzo, Benito Mussolini. Benito Mussolini ha fatto Cinecittà, l'ha fatta nel Vero. 1930. Noi abbiamo, facevo riferimento a Beautiful, la legge del doppiaggio, censura inclusa, che è del 1931. Noi siamo inchiodati a una rivoluzione nata 100 anni fa, di cui non sappiamo un cazzo. Per cui sì, c'hai la Schlein col cappotto. Perdonami se ci ho messo un po' per spiegarlo. No, anzi, hai fatto un ragionamento splendido che non fa una grinza, perché in effetti ci hai detto, poi volevo anche imparare di Enrico, ci hai fatto capire chiaramente che in realtà la forza della comunicazione, del linguaggio della comunicazione, per come lo subiamo adesso, è un parto di sistemi autoritari, è un parto di sistemi di sorveglianza, quindi di controllo e di ammaestramento delle masse, quindi ci sta tutto. Abbiamo capito qual è grazie a te, una delle essenze del linguaggio della comunicazione dal punto di vista, diciamo così, multimediale. Quindi, come dici tu, siamo inchiodati a una teoria, una tecnica della comunicazione che effettivamente è il parto di un sistema che tendeva al controllo. Quindi. Assolutamente, noi non la conosciamo. Quando io ho visto le bare di Bergamo la prima volta, mi sono messo a ridere perché c'erano telecamere dall'alto che inquadravano come un film con quelli che andavano a tempo. Ti sei preparato 2 giorni prima, non è una cosa che accade in quel momento, lo capisce pure un bambino. E mi ha telefonato un amico mio che vuole fare regista, che mi ha detto: guarda Rete 4, ti rendi conto che sta succedendo? Io ho detto: spegnila che non succede più. Perché sta succedendo? È un audiovisivo, non c'entra un cazzo che è la realtà. E se tu guardi le inquadrature e fai regia e capisci l'audiovisivo e te l'hanno insegnato a scuola, io almeno non me l'ha insegnato nessuno, me lo sono imparato per conto mio. Però se lo insegnassero a scuola, quella puttanata non la potrebbero fare. La cazzata che fa il sindaco Nardella che si gira, io ho spiegato che non ti puoi girare e correre verso un museo sporco. Perché la mente umana, se io sto parlando, sto concentrato con chi sto parlando davanti a me. Se tu mi fai: Sandro, io mi giro, guardo, dopo che ho guardato riconosco quello che sto vedendo perché la mia mente sta ancora nel video che stavo girando e poi decido cosa fare e poi corro. Se io mi giro e corro, vuol dire che già lo so, sei un attore scarso, perché io queste cose le insegno durante i corsi di recitazione. Ok, io questa cosa la vedo da regista, per cui io ti dico quella cosa è falsa, te la dico da regista, un altro regista consapevole te lo dice, ma la maggior parte della popolazione pensa di saper leggere, ma non sai leggere, perché vedi quella cosa e la prendi per buona, ma è fatta male, e la prendi per buona perché il tuo migliore attore era Raoul Bova, perché se tu vedessi i film, perché se gli attori italiani fossero bravi, tu non crederesti a Nardella. Tu credi a Nardella perché i tuoi attori di riferimento sono Pippe, da Argentero o dove vuoi. Altro ragionamento che hai piallato praticamente al cinema italiano, che ci passi molto a piallarlo, però l'hai piallato con un'eleganza che definirei eccezionale, per il semplice fatto che hai fatto capire quanto la povertà intellettuale e artistica porti poi anche alla povertà di conoscenza. Quindi le persone Assolutamente. sono mendicanti, pezzenti dal punto di vista della comprensione del linguaggio, quindi si bevono anche il cappotto della Schlein. Enrico, sì, Scusami, se chiudo questa cosa, poi prego, lasciamo parlare a Enrico, che muove, prego, prego. mi dà una capocciata Enrico fra poco. Enrico, dottor Carmo, dice: no, però questa cosa Prego. ci tenevo. Molti pensano che io dica queste cose perché dice: ah, allora ti sta antipatico quell'attore, quell'altro, allora tu vuoi dire che sei più bravo. Io parlo di teoria dell'attore, cioè quello che è Stanislavski da 100 e passa anni fa. In tutto il mondo, nell'Actor Studio a New York e via dicendo, per tutte le università americane e tutte le scuole dell'est. Ieri ho visto un film polacco, eccezionali, tutti attori totalmente sconosciuti, bravissimi.
bravissimi. I nostri sono pippe, non perché non c'è talento, perché il talento italiano è superiore a quello polacco o americano, di gran lunga. Il problema è che non viene acquisita la teoria in maniera chiara dall'esterno, sono 100 anni di buio che ti rendono scarso. E poi ne parleremo, se vorrete, anche più tardi, mi faccio parlare prima che me mena. E questa cosa accade soprattutto per un motivo, perché nelle nostre accademie, che sono accademie di stampo mafioso, cioè le caste, le solite caste, i gruppetti, guai se tu tocchi il grande maestro, e si tramandano da 200 anni le stesse cazzate, che sono sbagliate, non hanno il coraggio di dire fermi tutti, ricominciamo da capo, perché i vecchi maestri non ci hanno capito niente, non ci hanno il coraggio di farlo. E allora procedi e diventi peggio degli indiani, recitiamo peggio del Bangladesh, dove non so buoni. Bollywood. Bollywood, peggio, sono meglio quelli. Questa è la realtà dei fatti. Questo permette al politico di fare audiovisivo ancora peggio, perché il tuo occhio, il tuo orecchio è abituato alla merda, e che seppure quello è scarso, questa, la stessa cosa di là non se la possono permettere. Tant'è vero che sono arrivati a Biden, che fa più ridere una pallottola spuntata. Cioè, capito, ma totalmente è parodia e va bene. Scusate la parentesi. No, prego, ma ci pare. Questo di Biden, però Biden e l'esilinista, in effetti l'esilinista ha fatto anche il presidente degli Stati Uniti nella serie di Scary Movie, quindi magari ci stava perfettamente. Scorreggia di meno, considera che l'esilinista scorreggiava di meno. La prima più credibile come presidente degli Stati Uniti. Comunque, Enrico, allora, sì, allora, dopo questo ragionamento eccezionale, allora, torniamo a come il discorso che faceva Sandro. Mussolini diceva, la cinematografia è l'arma più potente. In effetti loro hanno, come dicevamo prima, un'arma eccezionale che è una tecnica di controllo attraverso la comunicazione che hanno affiato per secoli, per decenni, e noi abbiamo un taglierino, cioè abbiamo un temperino. Ora, quale secondo te è un metodo, diciamo, di resistenza della comunicazione per poter evitare di farci fottere, detto molto, scusate il francesismo, il cervello in questa maniera dal punto di vista della comunicazione? Quali sono secondo te gli strumenti di resistenza? Ora poi anche Torello, ovviamente Santo citerà i suoi strumenti, intanto volevo un'opinione da parte tua, perché noi in questi 3 anni, Enrico, siamo stati resistenti in un modo o nell'altro, non è che fossimo tutti quanti specialisti della comunicazione, però chi più chi meno si faceva delle domande, ecco, secondo te da cosa si parte per resistere? Allora, intanto premetto che in queste giornate già ho sentito troppo parlare di resistenza, non è un termine che mi piace. E vabbè, dai. Proprio perché storicamente e secondo questa cultura che viene inculcata, ecco, no, non è una cosa che a me garba più di tanto. A parte questo, come difenderci, vorrei dire, come difenderci, l'ha detto lo stesso Sandro, con la conoscenza, approfondendo, studiando, cercando di capire, eccetera, eccetera. Non è un caso che tutti i politici, tra virgolette, degli ultimi anni, guarda caso, facciano i video delle loro rubriche sui social. Guarda anche la Meloni, penso che fa la rubrica di Giorgia, prima i 5 Stelle, a più non posso, con i social e tutto. È tutto un sistema ben oliato e ben organizzato. Quante volte è capitato di parlare, di fare il ragionamento, sempre inserito dentro questo discorso che faceva Sandro, che calza a pennello con tutto quello che viviamo e abbiamo visto, riguardo i social. I social hanno, con i video, con le storie, con le regole, i ban, le restrizioni, hanno educato, allo stato attuale, hanno educato, abituato, allenato il cervello delle persone e le persone alle restrizioni, hanno normalizzato quello che poteva essere e che è accaduto poi nella realtà,
ci hanno abituato a subirlo senza poter reagire o facendoci credere che fosse giusto, seguendo le regole dei social. Questo post viola le nostre regole, viola le nostre norme, le nostre norme di regolamento della community sulla violenza, il post è violento, il post è falso, hai usato una parola che non dovevi, eccetera eccetera. Ecco, è tutto ben inserito nel discorso del ragionamento che ha fatto Sandro, assolutamente. Quindi la gente si è ritrovata con le restrizioni, a parte i pochi che si sono incazzati capendo da subito tutto quel discorso vario ed eventuale che faceva anche sui camion e chi più ne ha più ne metta, perché anche anche i servizi che facevano sul TG sui droni che seguivano quello che correva in spiaggia da solo, o peggio, non i droni, le telecamere che andavano a riprendere quello che correva in spiaggia o quello che correva nei campi, e c'era la regia lì pronta. Io non so se vi ricordate, c'è stato un servizio sì. Barbara D'Urso che era presso la polizia, non mi ricordo dove, che stava rincorrendo uno che stava passeggiando, non mi ricordo in che campagna, dove cavolo erano, che alla fine l'hanno acchiappato questo e hanno ripreso tutto l'ambaradan di questo che veniva ripreso, multato, gli chiedevano i documenti e chi più ne ha preso. Cioè, ragazzi, veramente, ecco, cioè tutta questa regia è assolutamente, così come i video dei politici e chi più ne ha più ne metta, sono tutti inseriti in questo contesto dentro il ragionamento che faceva Sandro, senza se, senza ma. Così come i 5 Stelle sono scoppiati e diffondevano e facevano politica soprattutto sui social e su internet, poi se vai a vedere, perché sono stati tra i primi, i vari Salvini, Meloni e chi più ne ha più ne metta si sono adeguati. La politica non si fa più per le strade, cioè nella realtà, si fa sui social, si fa su internet, si fa in TV. In TV dove c'è una regia, le trasmissioni. Quante volte abbiamo detto e fatto il discorso che guarda te, il politico tizio è presente in ogni trasmissione, improvvisamente il politico di turno era presente in ogni trasmissione, in ogni canale. Quante volte capita tuttora per certi personaggi? La stessa ispettore Zenigata del PD, adesso tu guarda questa da quando è stata eletta e in ogni dove. Ieri hanno fatto il servizio che era a Palermo, è stata invitata da una signora a prendere un caffè e lei è salita, questa signora mai vista, mai conosciuta. Una si ferma in strada, dalla veranda la chiamano, le prende, sale e ovviamente gli fanno l'articolo, la ripresa, il video, fanno vedere che lei prende il caffè come se niente fosse, una cosa così. Uno prende, decide, fa, fanno queste cose qua e non puoi una persona che ha un minimo di buonsenso e di spirito critico non può non pensare o non farsi venire il dubbio che sia un qualcosa di assolutamente organizzato e preventivato, ok? Non è possibile. Poi anche, per carità, qualche cosa succederà pure per caso, perché ormai le telecamere stanno ovunque, però che ci sia una telecamera che sta intervistando Nardella a Firenze proprio nel momento in cui stanno spruzzando i muri, che ci sia la telecamera tutti pronti a riprendere il momento in cui la Slane viene invitata a prendere il caffè e giù via. Quante volte è capitato che è pieno di giornalisti? Non so se avete mai visto anche le riprese di certe manifestazioni. A me è capitato di fare manifestazioni con la mia comunità e vedere le orde
di giornalisti che riprendono o aspettano un determinato momento, ok? Anche un momento di scontro magari, e tu vedi questo esercito di persone lì che come registi non fanno altro che guardare, assistere, e poi magari presentano una parte di quel video ritagliato o vari tagli e cuci nel modo in cui si possa credere che quella determinata situazione sia avvenuta come vogliono loro. Quindi fanno vedere quello che vogliono loro, in modo che chi guarda veda il film che vogliono loro, non quello che realmente è accaduto. E tu che di là dici, ma guarda questo, ma è incredibile questa cosa, perché passa una cosa completamente diversa da quella che è la realtà. Ecco, quindi tornando alla tua domanda, ti dico, purtroppo non tutti possono difendersi da questo, da questa cosa qua, da questa situazione, anzi, loro, chi per loro, sono consapevoli, adesso ancora di più, hanno la consapevolezza dopo il Covid, che tutti questi strumenti sono riusciti perfettamente nel loro intento. Noi gli abbiamo dato questa consapevolezza. Loro adesso hanno anche questa consapevolezza e questa certezza. Purtroppo, purtroppo, dico purtroppo. Ed è tosta. Difendersi è tosta, è veramente tosta. Senza dubbio. Perché mi dispiace che abbia detto che sia repulsione per il termine resistere, perché anche questa ce l'hanno ce l'hanno ben inculcato, quindi a me non piace, perché sembra che resistere, resistenza, un po' come resilienza, siano termini che identificano, che identificano o che siano diventati caratteristici di una parte solo politica o di, una, o di persone che hanno determinate caratteristiche. No, non è così. Allora, siccome siccome non è così, è molto diverso. Non mi piace. Non mi piace, quindi io mi difendo da queste, da questa roba storica che ci vuol far credere che la resistenza sia stata brava, bella e pulita, e che esista solo la resistenza. Ecco, non mi piace, mi difendo con repulsione per questo termine. Allora, mettiamola così, in effetti ci sta benissimo il discorso che ha fatto Sandro sull'educazione e sul controllo del linguaggio. Il termine resistenza va decontestualizzato dalla questione politica, perché non è più una questione di politica di schieramento, è una questione politica di vita, di biopolitica, che si può utilizzare un termine focoltiano, per cui alla fine noi che resistiamo non stiamo resistendo in virtù di chissà quale credo politico, stiamo resistendo perché abbiamo semplicemente il desiderio di non farci fregare la vita, ecco il discorso. Quindi direi che il discorso va contestualizzato in termini biopolitici, non di schieramento. Non so se cosa ne pensa Sandro. Cosa ne pensi, Sandro? Ma io penso che stiamo più esistendo che resistendo. Bello, che interessante questa sfumatura. È una sfumatura. Sì, sì, perché poi resistere rispetto a cosa? È uno strumento, parlo della rete, no? Che mette ognuno in condizione di essere un comunicatore, ognuno è uno scrittore, ognuno è un attore, ognuno è tutto. Ovviamente da un lato c'è una cosa positiva che dobbiamo guardare. Non mi avreste conosciuto, non ci saremmo conosciuti se non avessi avuto la possibilità di fare le cose che faccio. Se certo. Voi non conoscevate legittimamente prima i miei lavori, anche perché siamo un po' distanti, ma ti dico, non è che la conoscesse troppo, il lavoro mio, non lo conoscevano anche su Roma. Perché? Perché non ho mai avuto la possibilità di fare parte di quei nuclei, di caste, di gruppi ristretti, di trenini e roba varia che ci sta all'interno del cinema e della parte più visibile dei media mainstream italiani. Cioè non faccio parte, non mi chiamano in Rai, cioè vi racconto questo piccolo aneddoto, ho fatto uno spettacolo nel 2010 insieme a Danny Mendez, ma ricordate Danny Mendez? Sì. Quella ragazza, la Miss Italia. Sì. Non so cosa, la Miss Italia, diciamo così, con natali diversi da quelli tipici italiani, ok, mettiamola così. Sì, sì, lei è di Santo Domingo, nata lì. Diciamo che di italiano c'è, cioè il fatto che c'è vissuto un po', non lo so. Comunque, vabbè, diciamo,
al di là di queste questioni, abbiamo preparato insieme questo spettacolo, ci è voluto pure parecchio tempo, abbiamo fatto un lavoro particolare, lei stava studiando con Michael Margotta, che peraltro è uno dell'Actor Studio, per cui uno degli insegnanti Actor Studio che insegna in Italia, per cui da un lato sta portando una cultura diversa, da un lato anche un po' una situazione un po' fighetta, nel senso che lei come altri hanno lì anche per una questione di etichetta, però devo dire lei stava cambiando molto, era diventata brava, insomma abbiamo fatto un lavoro interessante con quel taglio in commedia. Facciamo questo spettacolo, parlo d'inizio del 2010, lei viene invitata in trasmissione, anch'io vengo invitato in trasmissione perché era uno spettacolo a due persone di cui curavo anche la regia, per cui come fai a non invitarmi? Siamo io e lei in scena, che cazzo fai? Mi chiamano, per cui in trasmissione, dopodiché il giorno stesso mi chiama l'ufficio stampa e mi dice guarda, purtroppo non ti fanno entrare a me. Non ci credo. A me non mi facevano entrare. Perché io ho fatto, io adesso dico che... Poi fra i due, diciamo, quello nero è lei, per cui va a fanculo, no? Che cazzo, cioè, semmai... No, per cui, diciamo, atto razzista nei miei confronti, forse perché ero uomo, non lo so. E non posso entrare. No, non mi hanno fatto entrare, per cui lei è andata in trasmissione due volte in Rai e la mia presenza non era gradita, perché evidentemente non faccio parte di quei gruppi. Non lo so, non riesco a capire, perché probabilmente mi piace la gnagna, sarebbe la fregna a Roma, no? La fregna sarebbe quella cosa che sta fra le cosce delle donne. Non mi piaceva il cazzo, non lo so, cioè c'era qualche motivo che impediva il mio accesso nel... per cui niente. Lo sai perché non mi piace, perché non vado cercando l'uccello altrui? Chissà perché. Perché c'ho già il mio. Cioè, capito, ce l'ho, di che cazzo c'è? Dice, perché non va... Guarda che bel Porsche, già ce l'ho, che cazzo vuoi? Semmai voglio una Ferrari, ok? Questo è interessante, me la segno. Segnala, perché... Ho capito l'arcana, è veramente imbarazzante questa cosa. Veramente, che non mi hanno permesso di entrare. Sì. Allora, che cosa ti voglio dire? Che in realtà mi avete potuto conoscere grazie ai social. Perché? Perché mi veniva impedito di essere visibile altrove. Perché se così fosse stato, mi avreste conosciuto per altri versi. Anche se alcuni faticano a crederlo, ma io non sento, non provo grande invidia per altri uomini di spettacolo più conosciuti, perché lo sai perché non provo invidia? Perché non provo invidia professionale. Certo. Mi rendo conto che loro stanno lì per motivi diversi da un fatto professionale. E oggi che la gente mi conosce un po' di più tramite i social, a me non cambia assolutamente nulla, perché quello a cui tengo è il lavoro che faccio, non è quanto so famoso, non mi frega un cazzo. Detto questa premessa, i social ci danno sicuramente la costrizione che racconta Enrico, ed è una costrizione che Enrico ha spiegato all'inizio in maniera eccezionale. Le regole della community sono la nuova costituzione. Se tu non capisci il linguaggio, non sai che il linguaggio è uno strumento, quelle regole ti condizionano la vita. Io sto facendo uno sforzo, negli spettacoli dal vivo parlo in modo diverso da internet, perché su internet devo fare delle capriole per farmi capire, perché altrimenti, oppure utilizzare dei linguaggi audiovisivi. Ieri ho fatto un video in cui facevo un applauso al presidente Mattarella e a tutto l'ordine dei medici, ok? E il video si intitola Un grande applauso, per cui sono costretto a fare delle capriole per fare dei messaggi, come si faceva nel teatro nel 1600 con la commedia dell'arte, che nasce proprio dall'Italia, che nasce proprio dalla nostra capacità di essere artisti. E me ne sbatto il cazzo di andare al 1° maggio su Rai 2 là a fare qua sceneggiata in mezzo a delle persone che quanta competenza. Io non sento nessuna affinità, tutti quelli che sono stati sul palco il 1° maggio, io che te posso dire, mi dispiace di non aver loro conto in banca, ma manco quello, perché non mi serve. Cioè, capito, sento un distacco, una distanza. Allora, non è resistere, è esistere e costruire con i mezzi che abbiamo una cosa nuova. Le regole della community sono una cosa molto pericolosa, perché diventano la nuova norma, perché tu ti comporti secondo quella norma. A quel punto il fatto che esista una Costituzione e altre norme, sti cazzi. Perché sti cazzi a Roma vuol dire non contano, non mi interessa. Questo perché poi si spiegano che cosa vuol dire cose. Sti cazzi a Milano vuol dire tipo accidenti. Vabbè, questa era una piccola digressione. Certo. E magari utile.
per cui aristigassi, cioè tu non consideri più la legge, ma la tua legge diventa la legge di Jeff Bezos, diventa la legge di qualcuno che sta al di fuori delle sfere costituzionali, per cui poi lo Stato viene sostituito di fatto dal social e tu manco te ne accorgi perché non hai capito il linguaggio che c'è sotto. E queste sono cose che vanno capite e esercitate. Cioè, quando tu mi metti il blocco della community, devo andare a fanculo e vado o sul sito di Sandro Torella, oppure capisco che gioco che mi stai a fare e so io che contrasto la regola della community perché conosco il linguaggio. Se non conosco il linguaggio, io soccombo, non capisco, va bene così. Ti faccio l'ultima cosa, oggi c'è tanto da dire evidentemente. No, prego, ci mancherebbe. No, prego. Senti che succede a Striscia la Notizia, poi ci farò un video. Fanno vedere a un certo punto quello che succede in Cina, dove in alcune città ti fanno lo screening facciale, per cui ti tolgono i punti, ti tolgono i soldi, sulla base di come ti comporti. Ok? Non voglio entrare nel merito della bontà di un simile schema dittatoriale tecnologico, non voglio entrare nel merito, e dicendo dittatoriale tecnologico già sei entrato nel merito ovviamente, ma al prescindere dal contenuto, a fine del video di 5 minuti di questa tizia che lavora su Mediaset per Striscia Notizia, che viene considerato un telegiornale satirico, alla fine lei dice così come noi utilizziamo tutte le tecnologie cinesi, ok, fra cui i cellulari e cose eccetera, per cui in un'accezione positiva, sta arrivando quest'altra tecnologia, ossia la privazione di libertà e il controllo totale non è una scelta normativa, è un implicito tecnico. Questo è il messaggio che ci hai dato, cioè tu ci hai detto che esistono le tecnologie, arrivano dalla Cina, che cazzo vuoi? Mo te becchi le telecamere vengono installate da un governo che decide di fare un'azione, non è che la tecnologia da si installa, però pagine della tecnologia, perché mi ha detto Striscia Notizia che è un caso satirico, boh, che ne so. Ok, se noi non sappiamo mettere i punti fermi e capire le cose, come Gerry Scotti col microchip ha detto, certo. Mettere il microchip appena uno è nato, che praticamente monitora lo stato di salute e contiene praticamente il tuo stato di salute e la tua cartella clinica, no, non è una cosa così strana, è una cosa normale, no? È una cosa che si usa, è una cosa, ma infatti queste, quando poi stuprano qualcuno, capito? Oh mio Dio, che cosa mi stai facendo? Ti ho messo al culo, è una cosa che ci esiste, che cazzo, stai boh, fermo po'. C'è un culo? Hai un culo? E che cazzo vuoi? Riempiamolo con qualcosa? Cioè, lo stupro diventa questo? Sì. Vuoi? Più persone che io conosco direttamente, una mia cara amica, che non sto qui a dire, fare così, la lascio anonima, però una mia cara amica, insegnante, maestra, separata, con due figli, un figlio autistico da seguire, marito completamente assente e peggio che non te dico, durante il Covid si è dovuta vaccinare per non perdere il posto di lavoro, terrorizzata di perdere il posto di lavoro, quindi con i figli, con suo figlio qua da seguire e tutto il resto, mi ha detto: Enrico, mi hanno violentato, anzi se mi avessero violentato forse avrei sofferto di meno, soffrirei di meno. Sì, lo capisco, lo capisco. Hai capito? Distrutta, sta provando a uscirne, ne parliamo, ci sentiamo ogni tanto, però il livello è questo, capito? Perché la gente non capisce quello che può voler dire assumere o farsi inoculare una cosa forzatamente, non ci arriva. Non c'è il bio potere.
sono andato. Ti stai abituando alla violenza come una cosa normale, questo è quello che sto cercando di passare, quello magari l'ho espresso in maniera un po' colorita, però il senso è quello. È esattamente così, io ho fatto questo esempio, perché è un esempio diretto, e che è un esempio del 2021, cioè, appena hanno messo l'obbligo, Draghi e compagnia, compresi due partiti che ora stanno al governo di quelli che dovevano cambiare tutto, ok? E che hanno adottato lo stesso modus operandi, perché fanno la finta, anticipano la fine dell'obbligo per i sanitari di un mese, tanto sarebbe scaduto, poi però ti prorogano, o meglio ti prorogano, adottano lo stesso modus operandi di Draghi prima di Conte, cioè nello scaricare alle persone la responsabilità delle decisioni. Cioè ti dicono le mascherine, sì, dovrebbe finire, però facciamo che decidono i direttori sanitari dal 30 aprile, e quindi le mascherine nei pronti soccorso, dove ci sono le malattie infettive, per persone fragili, decidessero i direttori sanitari se prorogare l'uso o no. E secondo te, come datori di lavoro, gli hanno scaricato tutte le responsabilità, Draghi e prima Conte, perché questo è successo. Con le norme hanno scaricato tutte le responsabilità sulle persone, sulle varie persone nei diversi campi, lavorativi, sanitari, eccetera. E secondo te uno si prende la responsabilità con i tempi che corrono, che non aspettano altro, a proprio di culo, di inchiappettarsi qualcuno, perché così loro non si prendono la responsabilità? Ecco, il modus operandi è questo, è lo stesso. Cioè, è cambiato il governo, tutte le sceneggiate, le pantomime, questi diversi, qua, là, bla, bla, e questo è il risultato. In mezzo alle persone che sono vaccinate ci sono persone che sono state violentate, a parte quelle consapevoli, che sono corse a farselo, convinte, ci sono persone, come questa mia amica, che si sono sentite e sono state di fatto violentate, e questo è, c'è poco da fare. E poi la gente all'aspetto psicologico e violento di quello che ha fatto lo Stato e le persone che ci stanno dietro a decidere certe cose non lo capiscono, come tutti i bambini che gli hanno messo la pezza in faccia per 3 anni, che se si muovono li prendevano a urla. Ancora un po' di legame. Ma non esiste, infatti hanno abituato le persone alla sottomissione, alla violenza, il senso è questo. Ma è stato semplicemente questo, con la scusa di qualcosa che qua e là girava, che a mio parere non ha un nome ma ha più nomi, e che magari stanno girando pure adesso, perché cioè, far girare la malattia non è così difficile a quanto sembra, non è detto che sia una, è più di una. Tu gli dai un nome unico e lo fai diventare l'uomo nero come nei favole dei bambini, e spaventi soprattutto i bambini, per fare in modo che in futuro siano mansueti, questo è il senso. Incolpandoli, tra l'altro, perché come li hanno puniti i bambini e i ragazzini, gli adolescenti, dicendogli che contagiavano i nonni, contagiavano gli altri, che a loro non li toccava, ma loro andavano in giro e contagiavano i nonni, anziani, facevano morire le persone. Cioè, se hanno fatto la stessa cosa che hanno fatto con quelli che non si volevano vaccinare. Non si vuole vaccinare, è lui che conta la pandemia dei non vaccinati. Sono loro. Ecco, questo è. Ma la cosa è iniziata nel 1930. Sì. Quando si sono creati i gruppi, facevo riferimento prima a Hitler, cioè, al tempo per andare in guerra ti dicevano che eri un cagasotto, cioè se non c'hai l'orgoglio di patria, se non vuoi difendere la tua terra, viene invaso dagli austriaci, eccetera, tu sei un cagasotto, sei un povero disperato, sei una persona che non vale niente. Oggi non devi essere manco più, l'orgoglio già diventa una cosa, no, complicata. Allora mescoliamoli tutti, addirittura la teoria LGBT, siamo tutti, non siamo né uomini né donne, non siamo niente, siamo degli esseri così
materiali uscite fuori, boh, per sbaglio, dal nulla, e siamo persone che pericolose per il solo fatto di esistere. Cioè, la mascherina vuol dire che tu sei pericoloso perché respiri. Sì, la vuoi smettere di respirare? Hai rotto il cazzo. Cioè, pure sì. Emetti CO2 e vaffanculo. Tant'è vero che Biden, come dicevo prima, inizia a respirare col culo. Respira dalla testa a CO2. Precisamente. Respira dalla testa e poi inquini. Esatto. E poi inquini, fa ridere, perché poi è la benzina per le piante esistono perché prendono la CO2 e la trasformano in ossigeno, detta così molto semplicemente, no? Sì, poi quindi qual è il problema? Appunto, infatti stanno tagliando le piante, dice così, tagliamo tutto. Ma come, c'è la transizione ecologica che tagliano le piante, come è possibile? Mamma mia. E dopo questo scambio interessante... Pubblicità. Allora, il 20 maggio 2023, ore 21, Sandro Tonella presenta Fanculo il PIL, Satria senza esclusione di colpi, Sala Minimax, Teatro Massimo, Viale 319, Cagliari. Questo è lo spot pubblicitario intanto per iniziare, per promuovere lo spettacolo di Sandro, perché giustamente ci vuole anche, insomma, dobbiamo anche aprire la parentesi promozionale, poi riprendiamo il ragionamento. Però intanto mi raccomando, voi il 20 maggio non prendete impegni, se li avete disdiceteli. Se ne avete da fare, trovatelo e andate a vedere lo spettacolo di Sandro, che è una cannonata. Picchiatevi per avere i biglietti, perché ne vale veramente la pena. Ci sono tre punti, a parte che si possono avere online su Live Ticket, poi chi volesse comprarli in Sardegna, per gli amici sardi che ci seguono per l'ascolto live, c'è la possibilità di comprarli su nel negozio Alternative Sardegna di Capoterra, l'agenzia di viaggi Viaggi di Colombo, il Quartus Antena e la Via Tene Baccaredda, e biodegradabile, un negozio di Cagliari che vende alimenti diciamo così, alimenti per la consumo eco e consapevole. Quindi queste sono le modalità, quindi potete tranquillamente comprarli così e supportate lo spettacolo, perché è uno spettacolo che vale veramente la pena di vedere e di anche di, insomma, di vedere, ascoltare, insomma, godere di questa cosa. Quindi mi raccomando, qualsiasi cosa succeda, voi il 20 maggio dovete rissare davanti all'ingresso del Teatro Massimo per vedere lo spettacolo di Sandro Tonella, ci mancherebbe altro. Poi torneremo ancora sullo spettacolo. Comunque, torniamo, chiuso lo spot, scusa Sandro. Sì, sì, che allora. Poi in realtà è una parte della nostra chiacchierata, però in termini economici, a parte divertente, lo faccio da tanti anni, loro forse non lo sanno, questo qui è uno spettacolo che ho fatto la prima volta nel 2011. E l'ho fatto che c'era Monti, capito? Sì. Monti è il nome di quello, ma è anche la coniugazione di un verbo. Poi dici che te fanno un culo così, te credo, quello si chiama Monti e ti ha montato. Cioè, è successo già al tempo, poi hai visto i Draghi. Capire come funziona l'economia e come funzionano certi meccanismi, questo non è uno spettacolo e basta. È una lezione di economia di un professore, così è strutturato, che si trovava cacciato via dall'università e a un certo punto dice: ragazzi, io vado, però prima di andare via vi faccio questa ultima lezione. E nell'ultima lezione dice tutte le cose che non ha detto prima, che faceva soltanto intuire prima. Per cui l'economia, così come nessuno ve l'ha mai raccontata, ed è più che uno spettacolo, è un atto formativo. Nelle ultime repliche che ho fatto a Roma, una in particolare grande al Teatro Golden, si sono presentati dei bambini 8-7 anni, uno di 13, e questi qui mi hanno detto i genitori, per giorni hanno continuato a fare le battute dello spettacolo e a parlarne. Per cui è importante l'aspetto culturale, non è io vengo lì, faccio lo spettacolo, grazie Cagliari e basta, per carità, felicissimo di conoscervi e poi anche a voi personalmente e di stare a Cagliari. Tra l'altro la Sardegna è un luogo per me spettacolare, ci sono stato tantissime volte e ci torno dopo parecchi anni, per cui felicissimo di essere lì in mezzo a voi e felicissimo di portare qualcosa che va oltre lo spettacolo, perché e ve lo dico soprattutto per i ragazzi, cioè ci terrei in futuro che possano vederlo sempre più bambini, sempre più ragazzi, perché poi si mettono a giocare, capito? Se inventano, io ho fatto un gioco, si chiama il Fanculopoli, e praticamente loro, uno mi ha detto, dice, c'è uno della Sicilia per dirmi, uno un ragazzo che mi segue, dice: ma perché non ne fai un business? Perché non fai il gioco da tavola? Non è il gioco da tavola, è business di che io faccio spettacolo.
i ragazzini in maniera autonoma l'hanno costruito. Se sono messi là, si sono fatti fanculopoli a casa con i genitori, cioè, capito che voglio dire? È quello di cui parli, poi ti modifica. Se ascolti musica brutta, vivi male. Se tu segui cose interessanti, cambi il tuo modo di pensare. È per quello che lo spettacolo indegno di ieri del 1° maggio era quella cagata. Perché la gente deve abituarsi a delle cose idiote, inutili, così che poi nella quotidianità ripeti atti inutili. Se invece tu inizi a modificare il modo di pensare, di vedere le cose, tu cresci. Quello che leggi, parlavamo di lettura, quello che tu vedi, ti cambia e ti mette nella condizione poi di fare cose in modo diverso. A quel punto non stiamo resistendo, stiamo esistendo. Come diciamo noi. Certo, sono da sacrosanto, dimmi, prego. No, non niente, è soltanto questo. Per cui volevo uscire dalla dimensione, diciamo, di spot commerciale in senso stretto, ma entrare in una dimensione comunicativa più ampia. E niente, io quest'anno starò al Minimax da voi e spero l'anno prossimo di stare al Teatro Massimo, quello più grande, per fare una cosa che siamo tanti, perché se siamo tanti ha senso portare, è ancora più bello portare avanti un discorso. Se non saremo così tanti è bello pure in pochi, va bene tutto. Cioè starò insieme a voi comunque anche il prossimo anno, io ci torno. E niente, questo volevo dirvelo, c'è cioè un messaggio a fine luglio comunque, quindi... appunto è a fine luglio, quindi ancora sì, chiaramente lì fine luglio sarà proprio tipo, diciamo, una festa sto con Colombini. Colombini significa salire su un palco e carico, diciamo, di benzina. La benzina si chiama il Conte Negroni e non sai che cosa fai, un po' per l'alcol, no, non lo sai, un po' per l'alcol, un po' per... Per cui noi cominciamo che non sappiamo assolutamente quello che diciamo e passi tipo, che ne so, un'ora e mezza, così che boh, non lo so che è successo, cioè non me lo ricordo nemmeno, per cui totalmente inventato al momento. Ah beh, bella, spontaneità assoluta, sì. Allora io volevo fare un altro ragionamento con te, poi fare un altro spot, così c'è cioè, prima della fine della tradizione. Facciamo... Allora, un ragionamento con te, coinvolgendo ovviamente anche Enrico, naturalmente. A parte il fatto, la prima parentesi sul famoso fanculopoli, volendo potreste far nascere un Kickstarter, cos'è un Kickstarter? Un gioco che un autore... o un insieme di autori decidono di creare, poi decidono di farlo finanziare e potenziare i giocatori, una cosa del tutto ma è orizzontale, per cui questo gioco potrebbe diventare davvero fisico e potrebbe essere creato fisicamente, stampato e poi attraverso il contributo dei giocatori prodotto e poi distribuito ai giocatori dietro ovviamente l'acquisto, ma è una cosa completamente orizzontale, quindi non c'è alcuna logica di business. Oh, così così mi piace e ne sarei fiero come promotore. Poi, sì. Bello, molto bello, grande. Per esempio, ecco, ci conosciamo, io questa cosa non la capisco, non la so, tu ne sei pratico, esperto, meno male che me l'hai detto, bellissimo. Beh, poi magari in privato ti darò le informazioni più specifiche. Ah, grande. Si tratterà di una stampa, di una produzione che magari sarà a cura di persone più specializzate in queste cose. Comunque, poi ne parliamo in privato. Fantastico, un giorno per fanculopoli comprato e distribuito. Comunque, sai che c'è, scusami, ma se quella cosa diventa, va pensata pure bene, perché se quella cosa... Allora, farlo come business è una cagata, non mi piace. No. Però farlo come uno strumento di conoscenza dell'economia attraverso il gioco, cazzo, è geniale. Cioè, così sì, e mi faccio aiutare pure dai tecnici... da quel punto di vista, cioè, lo facciamo per esempio col gruppo di... Io sono stato in Parlamento a parlare con un gruppo di tecnici che hanno studiato in maniera molto approfondita l'aspetto economico, io spiego durante lo spettacolo, cioè in pratica abbiamo fatto due lavori in parallelo, io col mio spettacolo da una parte e loro con un lavoro pratico, sono quelli che hanno inventato il super bonus, per capirci, l'hanno inventato come idea, la moneta fiscale, che adesso viene bandita a cazzo de cane, perché è uno strumento risolutivo, è uno degli strumenti risolutivi. Giorgetti. Capire l'economia. Giorgetti ha fatto questa porcata, sì. Giorgetti l'ha bloccata e Bagnai, io sto ancora aspettando al 17 di aprile che mi risponda. Ma che Bagnai, ma lascialo, per quello è il più farlocco di tutti assieme a Borghi. Sono i due compari a braccetto, lasciamo stare. Però ancora mi deve rispondere. Sì, io glielo ricordo, per carità. Oggi è
lui il 17 d'aprile avrebbe dovuto rispondere dopo che ha fatto tutte quelle sceneggiate, ma ha insultato su Twitter. Io ho detto rispondi nel merito, non ha risposto. Il 17 di che cazzo di giorno era? Di aprile doveva rispondermi, si era preso 10 giorni, c'aveva il ciclo, adesso evidentemente gli è passato, però mi devi rispondere perché oggi siamo al 32 di aprile, 33, che giorno è? 34 aprile, che cosa sono passati dei giorni? È dal 17. Va bene, a parte il fatto che ce ne sarebbe, perché in effetti spesso e volentieri questi personaggi quando hanno un punto sul vivo non riescono a rispondere in maniera adeguata, cioè se ti puoi confrontare confrontati, però a quel punto se decidi di stare pubblico si stranisco, si offendono e insultano. A Borghi, dopo avermi risposto piccato un paio di volte, mi ha bloccato proprio, perché io ormai lo legnavo, ogni cazzata che dicevo lo legnavo. Bagnai è da tempo in memoria che nemmeno gli rispondo più, cioè non lo calcolo più, perché ho capito perfettamente i personaggi e il ruolo che tutte e due hanno, e purtroppo al quale continuano ad abboccare gli stolti, però vabbè, prima o poi capiranno perché sono veramente ridicoli l'uno e l'altro. Certamente, vabbè, sì, purtroppo sono personaggi pubblici che dovrebbero in teoria confrontarsi pubblicamente con le opinioni contrarie e avverse, cercando di ragionare, quindi da lì si capisce anche la statura del personaggio, quindi non capisco perché molte persone ancora continuino a seguire questo. Vabbè. È in perfetta stile Marchese del Grillo, è un perfetto Marchese del Grillo. Però il video che gli ho fatto era nel merito, per cui non risponde perché sa che ci ha torto e ha sparato una cazzata al Parlamento grossa. Ha torto, non è vero quello che ha detto, per cui poco da aggiungere. Ma ha fatto il giochetto dei follower, lui li ha persi i follower, io l'ho guadagnati, che questi cazzi dei follower, capito? La butta in caciara, sì, ma perché allora devono stare tranquilli e dovrebbero fare. Ben venga il gioco, il fanculopoli, che permette ai bambini di capire, ed è molto intelligente, è veramente una bella idea. Ci proviamo. È un piccolo impegno che ci prendiamo con Radio Ascolto Live e con l'amico Stato Torella. Comunque andiamo, l'ultimo argomento che volevo trattare, sempre a proposito di partecipazione, visto che hai fatto l'esempio della RAI, che è proprio lì veramente siamo toccati il fondo, però in effetti capita spesso, a volte capita, è capitato e capiterà, che personaggi, diciamo così, della libera informazione, chiamiamolo dissenso, chiamiamolo come ti pare, si sfiorino o partecipino a contesti che magari sono afferenti, diciamo così, al mainstream o cose di questo tipo. Faccio un ultimo esempio che volevo citare, che qualcuno voleva, l'avrà anche sentito seguendo i vari canali, partecipazione di Francesco Toscano alla Zanzara di Radio 24, se Sandro la conosce, penso di sì. Sì, l'ho sentito. Allora, io dico, al di là della situazione farsesca, ora io mi domando, anche se qualcuno dice che è utile avere questi piccoli spazi per veicolare dei concetti, ma io sinceramente, ma ha senso andare lì a sprecare tempo e a dare addirittura a entrare nel gioco delle parti, perché è il gioco delle parti, per cercare di veicolare un concetto? Allora, secondo me è un danno più che una risorsa, bisognerebbe stare lontani da questi contesti, per il semplice fatto che ormai i canali per veicolare le informazioni ci sono, per cui chi vuole si informa, è inutile cercare di entrare in questa farsesca situazione queste farsesche situazioni per fare finta di, cioè, anche perché poi si replica l'esempio di quello che è successo con il Movimento 5 Stelle, prima odiati, poi detestati, poi a un certo punto sono entrati nel circuito del mainstream anche solo per essere sbeffeggiati, e poi sono entrati in parte del mainstream. Sa anche questo caso di dissenso organizzato, quindi c'è il dubbio che ti assale, per cui non capisco. Secondo Sandro, ha senso secondo te questi spazi, o meglio tenersi alla larga? Fonda, per lui ha senso come? Guarda, io credo che hai toccato un po', insomma, tutto quanto quello che dovevi, l'hai raccontata bene. Io non credo nel concetto di gatekeeper, nel senso che è difficile esserlo. Cioè, quando mi parli del Movimento 5 Stelle l'avevo intuito che lo fosse, ed era una cosa grossa. E allora lì creare un dissenso organizzato aveva senso, no? Ed era possibile, perché lo strumento era grande.
tutto quanto il sistema televisivo è uno strumento che va in quella direzione, però all'interno si muovono forze di vario tipo. Chiaramente, mentre la forza si muove, deve capire che cosa sta facendo. Traduco. Uno come Toscano, nella sua dimensione, che va in fase di crescita e che si appoggia a Rizzo, che già esiste, per cui da quel momento in poi ha maggior ragione, mi dà idea che vuoi entrare in quella dimensione. Quando tu ci entri, da un lato fai ragionamento tuo, beh, non mi conviene, no? Tanto più che la zanzara non è manco, cioè, quelli si insultano apposta, capito? Cioè, se mi chiama Parenzo, quello mi fa, ah, perché tu vai, ma vaffanculo, stronza, nano, cioè, che va a finire, capito? Che cazzo, che come faccia a fare? Perché? Per insultarci un po'. Però io so che andando da Parenzo e insultandoci, cresce lui e cresco io. Non so se mi spiego. Cioè, diventa comunque una cosa che esiste. Cioè, Parenzo, che Parenzo invece è quello che è, ti fa esistere. Perché? Perché ti fa esistere, quello che diciamo all'inizio di oggi, dell'incontro di oggi, ti fa esistere quel tipo di dimensione ufficiale, grande, l'HD della qualità video, il montaggio fatto ad arte coi soldi, quell'audio perfetto di quelle trasmissioni, perché sono fatte coi soldi veri, non è uno scherzo. E allora gli conviene a un personaggio entrare in quella dimensione per crescere come personaggio? Sì. Chiaramente da un lato stai cedendo il passo a quello che realmente dovresti fare, per cui penso che tanti di questi personaggi ci giocano molto su questo, perché sanno che lo strumento è uno strumento potente e come dicevamo all'inizio, che la gente il linguaggio televisivo non lo capisce, per cui tendenzialmente la vedo come uno scontro dialettico, mentre se sono mandato a fanculo per 10 minuti, rendendo più visibile tutti quanti, anche perché quando Parenzo Cruciani ti chiamano, e fra l'altro a me lui non mi ha mai chiamato, e ripeto, mi conoscono benissimo, tutti, se mi chiamano e vedono che non gli do spazio, non lo mandano in onda, perché non gli serve, e allora il gioco diventa il gioco delle parti, sono d'accordo con te, E ripeto, uno non deve resistere, deve esistere, deve capire le cose, capire anche questo, farsi un'idea e poi prendere la propria strada. Però se non conosci l'audiovisivo, non conosci la radiofonia e via dicendo, tu l'idea non te la fai, fatichi a farla. Esatto, il linguaggio è sempre una questione di linguaggio, quindi la conoscenza del linguaggio, l'apprendimento del linguaggio in questo caso è fondamentale. È tutto, ragazzi, è tutto, ma la qualità delle cose tu la capisci se la approfondisci, se te ne curi, non è manco lo studio chissà di che, però se te ne curi, cioè se tu te metti, io faccio l'assaggiatore dei vini, no? Nel senso, ho fatto la prima parte del corso da sommelier, poi non voglio far sommelier, me frega, però quando assaggio un vino ho maggior consapevolezza di prima, ma non è che so, capito, non è che serve essere un fenomeno, però un po' per istinto, per gusto, un po' perché lo approfondisci un minimo, riesci a capirlo. Se ti metti a seguire la lirica, all'inizio senti che cantano, strillano tutti, sono tutti forti. Dopo un po' cominci, soprattutto se ti fai seguire un minimo, a capire la differenza fra i suoni. Lo stesso fra un pianista normale, uno bravo e uno eccellente. Lo stesso fra... Ma poi, pure se mi frega un cazzo, se mi guardo, che ne so, il cricket... All'inizio vedo questi che fanno bim bim bim, dico ma che roba è? Poi dopo un po' inizi a capirlo, uguale la stecca, no? Se gioca a biliardo, qualsiasi cosa, cioè se tu la guardi, lo osservi, piano piano cominci ad affinare la conoscenza. Se invece becchi tutto, è buono tutto, non capisci niente. Ogni linguaggio va osservato, se non altro, uno deve provare a capirlo. E quando per esempio facevano tutte quante quei pippotti su X Factor, no? Che ti provano a insegnare cose, anche lì ci ho letto un modo di spiegare le cose funzionale alla trasmissione, non funzionale alla conoscenza dei singoli, e a un certo punto erano diventati, non so se ci ricordate, tutti quanti esperti de canto, a cazzo de cane, ripetendo le stesse cose che diceva la Maionchi in televisione. Cercare di affinare il gusto, poi se affini il gusto nelle cose esisti, non resisti, cioè ti diverti, perché è bello tutto, è bello tutto.
Certo. Soprattutto la figa. Andava di dire, a un certo punto volevo dire sta cosa, no, mi andava di dirlo. No, prego, ci sta, ci sta, infatti ci sta, no? Ciao, ciao a tutti, la figa, rivederci, cosa di questo. Sì, ma pure per ricordarlo, no? Con tutto quanto sto genere, io voglio ricordare una cosa, la carbonara e la figa. E la figa nella carbonara, cioè la carbonara forse è troppo, però diciamo, no, poi diventa difficile mangiare, però sì. Insomma, ecco, basta. Terrei distinti i due mondi, perché in effetti il cibo è bello, l'erotismo anche, magari ma insieme no, separatamente. È complicato, sì, un minestrone che magari deve essere poco difficile da gestire. È strano. Enrico, sei lì, ti sentiamo? Ah sì, no. Dopo tutte queste cazzate, ancora ci sei, Enrico? No, io volevo scusarmi con Enrico perché ho usato il termine resistente in modo che a lui, insomma, è usato poco piacevole. Potrò più usare il termine resistenza. Devo andare dall'elettricista? Mi serve una resistenza? Non posso più dire resistenza perché no. mi dia quella cosa con gli ohm sopra, per favore. Quale? Quella farella tondo con gli ohm sopra? Quale? Non posso dire resistenza, perché sì, mettiamo il caso, al momento umoristico o meno vorrebbe esserlo, ok, uno magari sta andando lì, deve andare in bagno, non ce la fa più. Non può dire sto dipendendo. E ti cagli addosso. Sto dipendendo a fatto di pisciarmi sotto, una cosa di questo tipo. Vabbè, a parte la battuta, buono per cercare di fare lo spiritoso. Enrico, mi odia, anzi mi odia. Ah, okay. Attaccato, Enrico. Comunque, vabbè, allora, intanto, prima di andare in saluti alle riflessioni finali, perché Enrico, battuta sul fatto l'apprendimento del linguaggio è fondamentale, quindi magari d'ora in avanti tutti con occhi e orecchie aperte cerchiamo di vedere le cose in maniera adeguata e attenta, solo così è difficile farsi fregare, ecco, mettiamola così, cosa ne pensi? Cioè, quanta gente si è svegliata, ecco, in questo modo, secondo te, in questi ultimi 2-3 anni? Molta gente. Qualcuno si è svegliato perché o comunque ha iniziato a sentire e a essere più attento a determinati messaggi. Tornando al discorso di prima, che hai fatto l'esempio di Toscano, eccetera, ci sono diversi esempi in TV, no? Il discorso di Mario Giordano, quello che sta portando in TV lui, comunque io l'ho vissuto con i miei genitori. I miei genitori, che sono due persone comunque anziane, mia madre è un soggetto fragile per diversi aspetti sanitari, loro si sono vaccinati. In realtà mio padre meno, nel senso ha fatto poche dosi, mia mamma ne ha fatte di più, però anche il ragionamento da cui è partito, diciamo, la vaccinazione è diversa, cioè il principio di mio padre era inizialmente, nonostante io dicessi guarda che non si ferma, non è che il suo ragionamento iniziale era lo faccio, tanto io ho fatto la mia vita, ho 77 anni, sono in pensione, se deve succedere qualcosa succede, ma se il mio, diciamo, andare lì seguendo le indicazioni può consentire di tornare alla vita normale, a voi giovani, a lavorare tutto, lo faccio, non mi interessa, io ormai ho già vissuto. E io dicevo, papà, guarda che non è quello il principio, ti renderai conto che è un errore, cioè a te ti sembra così, il ragionamento è anche giusto da un certo punto di vista, dal tuo punto di vista, ma continueranno, non gli basterà, adesso dicono che gli basta, poi dopo non gli basterà, e così è successo, se ne è accorto, e infatti si è fermato, dopo due si è fermato, perché comunque è ancora lucido su certe cose. E ovviamente tutto questo, mia madre invece, con parenti medici che l'hanno massacrata da subito, inculcata la paura, faceva le scale con la mascherina, poi sono riuscito, almeno quello, anche lì vedi c'è stato il risveglio, perché guardava solo la TV mia madre, quindi stando chiusa in casa era inevitabile, a proposito di comunicazione, regia, eccetera. Poi il risveglio c'è stato, perché ho iniziato a martellarli io, e quindi da questo punto di vista già mascherina eliminata. Poi dopo
Adesso questa cosa di Giordano, tutto quello che sta uscendo, mio padre comunque compra La Verità di giornale. Meno male. TV non si stanno perdendo una puntata di Giordano, non tutta la trasmissione, guardano solo i servizi che riguardano tutto l'ambaradan dei vaccini, gli scambi di conversazione eccetera eccetera. Ecco, anche questo è un risveglio a suo modo, ok? Poi ci sono anche risvegliati quelli che gli è successo qualcosa, cioè persone che erano assolutamente convinte e che direttamente o indirettamente a qualche parente stretto hanno avuto danni, o qualcuno è proprio morto improvvisamente, e quindi lì si accende una lampadina, si accende una spia, la spia rossa dell'emergenza, capito? Quindi ecco perché io non sono eccessivamente critico o totalmente contro il fatto che girino determinati messaggi anche in TV e in determinate trasmissioni. Poi se mi chiedi di Parenzo, per me potrebbe anche non esistere Parenzo, cioè lo eliminerei dalla faccia della terra. È una delle persone veramente più antipatiche e odiose che del mainstream che io conosca. Toscano ovviamente fa il suo gioco anche politico, visto che come sappiamo fa politica con Rizzo, e insomma, hanno contribuito al, diciamo, alla divisione del fronte di protesta famoso che doveva essere comune, che poi invece si è diviso in diverse realtà, e sappiamo come è andata a finire poi alle elezioni eccetera. Anche lì è tutto probabilmente una regia ben studiata, per qualcuno un discorso individualista, per qualcun altro è un qualcosa di ben organizzato anche come fronte di protesta. Quindi da quello sì sono abbastanza critico e attento. Sul discorso del, appunto, dell'utilizzo della TV o di certi canali o certe situazioni, come diceva Sandro stesso in un video qualche giorno fa, bisogna utilizzarli di sponda. Bisogna utilizzarli di sponda per fare in modo di utilizzarli in modo che ci siano dei risvegli, ci siano dei risvegliati. Ci sono persone che seguono solo determinati canali o solo determinate trasmissioni, e magari, come spesso i miei genitori, un risveglio anche leggero magari c'è, o qualcuno che ha avuto il danno e quindi si è posto il dubbio perché ha sentito, e poi va a seguire perché magari ha letto da qualche parte, ha letto su internet a proposito dei vari canali, va a vedersi fuori dal coro e scopre che ci sono tutta una serie di cose, situazioni dietro la campagna vaccinale, la gestione emergenziale, che prima non aveva minimamente preso in considerazione. Ecco, sono tutte cose che comunque possono essere utili. Oltretutto ti posso dire, per testimonianza diretta, che io conosco un bel po' di persone che allo stato attuale, cioè adesso, si stanno veramente cagando addosso. E anche quello, come si stavano cagando addosso per il Covid a suo tempo, perché poi ci sono quelle persone che hanno paura, eccetera, eccetera, adesso si stanno cagando addosso per essere andati a farsi il inoculare, in aperta parentesi, o chiusa parentesi. È anche quello il risveglio, è un brutto risveglio, perché è brutto, perché quando uno si caga addosso non vive. Però infatti questo dimostra, Enrico, che non era un problema polmonare. Se cagano tutti addosso, polmonare, questo è un problema intestinale. Tu che ti fai il tampone anale, poi se cagano tutti addosso, voglio dire, raga, sempre lì torniamo. È palese. È tutto lì. È tutto lì. Comunque, no, per tornare al discorso tuo, giocare di sponda è fondamentale proprio per questo, perché conoscendo il linguaggio complessivo, uno dovrebbe capire, uno, perché escono queste cose proprio ora, ma esatto. No, in senso complottista, pseudo, cioè escono queste cose, vuol dire, la dichiarazione di Sileri è una dichiarazione fatta nel 2021 ed è stata fatta a
il commissariato di polizia, non lo so dove hanno fatto, perché ti interrogano o la polizia o i carabinieri, o quelli, chi cazzo è. Per cui il poliziotto, questa cosa, così come la mail dell'AIFA, girava in AIFA, cioè perché è una mail dell'AIFA. Questa stampa della mail dell'AIFA, il segretario di Ceccaglio, di questo che hanno premiato, di chi vi pare, ce l'aveva già sotto botta in stampa da quando l'hanno fatta, dal 2020, cioè sono 3 anni che c'è la stampa di quella mail. Allora, l'argomento è Giordano, chi per lui, quella mail, quando l'ha ricevuta? Nel 2021 o oggi? Seconda cosa, chi è la fonte? Chi gliel'ha data quella mail? Questo ti fa tutta la differenza del mondo. Cioè, l'argomento non è perché mo ci stanno a fare la telenovela, no? Il vaccino, oddio fa male, oddio stringo mai così, si cagano addosso, che era una merda, posto di una merda. E che è un farmaco, pure se è fatto bene, che cazzo vuoi? È chiaro che muori, è ovvio, è statistico. Cioè, pure se il farmaco è buono, e ho qualche dubbio, anche perché se mi hanno raccontato una serie di cazzate sui virus, figuriamoci col farmaco che possono fare. Però al di là di questo, una cosa fatta per miliardi di persone, è chiaro che escono fuori i lotti fallati. Cioè, pure se il farmaco fosse buono, grazie al cazzo che muori o ti senti male, era ovvio. Per cui questa cosa era già preventivata. Le mail, chi l'ha messa da parte? Chi? E perché gliele da proprio oggi? Se gliele da oggi? Oppure perché quelle si sono tenute nel cassetto fino a oggi? Cioè, queste sono le domande. No, l'effetto avverso. L'effetto avverso, 2 punti, grazie al cazzo. Allora, che pretendevi? Cioè, che vuoi? È ovvio che c'è un effetto avverso. Pure grave, beh, meglio. Peggio, insomma, fa come te pare. Io non l'ho fatto, me ne fotto. Però l'argomento diventa chi gli ha dato i documenti oggi. Ora, loro mi conoscono. Loro mi conoscono. E apprezzano molto il mio lavoro. Ma non perché così per sentito dire, ma proprio perché lo apprezzano. Sto aspettando che mi chiamino in trasmissione. A loro conviene chiamarmi in trasmissione, perché per quello che faccio gli dà un valore aggiunto. Vediamo se lo fanno e perché non lo fanno, se dovessero non farlo, e come lo faranno se lo faranno. Vabbè? Sono stato chiaro? Certamente sì. Okay. Vediamo l'ora. Stiamo a vedere, io pure non vedo l'ora, vedrai che non mi chiamano. Però capiremo, tanto le cose poi alla fine si capiscono. Gli devi dare soltanto un po' di tempo, non è un problema. Vero. Però staremo a vedere. Attenzione a una cosa, altra cosa che vi faccio notare, perché per la quale io dico probabilmente non mi chiameranno. Perché se mi chiami, il mio linguaggio è universale e può arrivare ovunque e può essere ed è poco controllabile, perché ti parlo pure senza parlare. Che cosa succede invece? Che il messaggio della conseguenza avversa viene data a un giornalista che nella sua trasmissione strilla in un modo strano, ok? Sì. Questa cosa, cioè, se tu gli dai, che te posso dire, al doppiatore di Richard Gere, funziona meglio. Se tu gli dai, mi dà un effetto diverso, no? Sì. Targettizza il pubblico. Questa notizia, se voi andate su internet e vedete conseguenze avverse, eccetera, sta sulla Verità e su Fuori dal Coro, che peraltro sono dello stesso proprietario, degli stessi proprietari, perché è quotista pure Giordano. Allora, la domanda mia è questa. Perché gli altri organi di stampa non la prendono, quella notizia, e la divulgano? Cioè, perché si targettizza un pubblico in maniera stretta e altri non rimbarzano una cosa che ormai è oggettiva? Un parte perché non esiste il giornalismo in Italia, quello che cazzo deve fare, ok. Però comunque quella roba non rimbalza oltre quello. È come a dire che chi ha le orecchie per seguire la frequenza di una voce stridula, non ne sto facendo una questione di giudizio, ne sto facendo una questione, ok, proprio di targettizzazione. Sì. Allora accetta quel tipo di comunicazione, gli altri non riescono a sentirla, non riescono a farla loro, magari vi rimbalzo, ma hai sentito quello che ha detto, ma che mi sta sul cazzo, capito?
È strano, quello è strano, ma siamo sicuri che no, magari tu... ok. Per cui diventa, lo marginalizzi. E così ha creato una notizia che viaggia in un gruppo, i cosiddetti Novax allargati. Novax lo sappiamo chi è, allargato è l'allargamento che va in contrapposizione al restringimento del culo di quando c'hai paura, perché se succede pure a me, quelli sono gli allargati, quelli che cercano di tenerlo largo. E allora questo qui è quello che si conforma, e mi sembra molto una politica di marketing più che una cosa proprio totalmente casuale, però fate voi. Vabbè, ci sta tutto, in effetti non fa una grinta. C'è un movimento di informazione che comunque dà l'idea di un processo sotterraneo che sta accadendo, quindi qualcosa sta cambiando, lo sta cambiando, anche se in effetti senza clamore lo sta cambiando in maniera fattuale, per cui le persone si stanno, come dicevo prima, svegliando, prendendo conto delle cose a livello proprio concreto, anche se il mainstream non strilla, le cose comunque vanno avanti e si concretizzano, e le consapevolezze si allargano, quello è il problema. Volevo chiudere facendo un'altra citazione di una cosa che stamattina, che ieri Enrico mi ha mandato, è stato il famoso report che abbiamo scaricato e Enrico mi ha fatto delle visioni. L'ho visto, non sono riuscito a leggerlo, spiegatemelo. Il report sulla mortalità in Sardegna nell'anno 2021, non ricordo Enrico, l'ultimo report sulla mortalità in Sardegna che sto scaricato. Sicuro che è 22. Ok, quindi abbiamo le informazioni che danno questo genere di consapevolezza, si sta capendo che le cose sono cambiate e c'è stato un problema, un grosso problema, e lo stiamo vedendo a livello fattuale e statistico, per cui adesso le cose stanno venendo fuori veramente. Non si possono nascondere, i numeri non li possono nascondere. Esatto, come si dice, contrafatto. Possono far finta di nulla, ma alla fine quando vengono tutti registrati c'è poco da fare. Quindi. Esattamente. Poi parleremo di questa cosa in maniera più estesa, magari la prossima puntata che faremo. Intanto però già questa dai, sì, parliamo dei morti, sì. Adesso quel male, una puntata dark, mettiamola così. Comunque, prima di andare ai saluti, spot, ovviamente, perché giustamente la pubblicità. Allora, ogni volta che fai così, sì. Io mi aspetto che parte la musichetta con la... Cioè, non ho, ti giuro, la seconda volta che mi freghi, sei bravo. Perché pure l'altra volta pubblicità, io mi sono dico, mo mi prendo un caffè, no? E poi come, pubblicità sei tu, e mi hai fregato per la seconda volta. guarda che PS Novax so coglione forte, mamma mia. vabbè, così simpatica. Pubblicità, 20 maggio 2023, Minimax, sarà Minimax e Teatro Massimo, ore 20, Fanculo il PIL, lo spettacolo e l'informazione di San Dottorella per voi. Un bellissimo spettacolo, una bellissima occasione di informazione e di consapevolezza. Quindi si ride e si pensa a suo momento. Quindi la cosa va così di questo tipo. E poi una grande occasione per ritrovarci, non solo noi che magari cerchiamo di capire queste cose, ma anche persone nuove che magari stanno capendo. Quindi un'occasione anche di riunione, di condivisione allargata, come si parlava prima a proposito dell'allargamento. Quindi andate. Lieto costa 20 euro, lo potete reperire sia online, sì, vabbè, allargamento, tramite live ticket, oppure secondo questi negozi che distribuiscono i biglietti, che vi ho prima elencato nella puntata, potete tornare indietro con la puntata e ascoltare. Mi raccomando, rissate, picchiatevi per avere i biglietti, sottraetevi con l'inganno, senza violenza, trupinando il vostro simile, ma prendete il biglietto e venite a vedere questo spettacolo bellissimo ed estremamente pregnante dal punto di vista, insomma, del sapere, oltre che della satira, della risata. Una risata li seppellirà, una risata ci riscatterà, una risata vi piacerà, per cui meglio di così non potevo andare. Sandro, allora, intanto grazie mille di nuovo per questa splendida chiacchierata, ti riavremo ancora in radio. Assolutamente. Questa volta però vogliamo condividere questa cosa, cercare di allargare l'invito ad Andrea Colombini, magari questa volta vi becchiamo prima che veniate qua in Sardegna, prima di rivederci. Ma certo, chiaro, poi con lui capirai. L'unica cosa è che dobbiamo costringere Andrea a venire su Skype, perché altrimenti poi diventa un casino per riuscire a preparare la puntata, più che dovrò costringere Andrea a scaricarsi Skype. Perché non ce l'ha Andrea Skype, è vero? Non l'ha voluto usare, voleva usare... Aspetta, quando facemmo la... forse la facciamo su Zoom con lui, sì, sai che non ricordo... Zoom non te lo permette. Siccome non siamo abbonati a Zoom sono 300 euro di abbonamento all'anno per fare le call collettive, e siccome in radio i soldi scarseggiano,
non possiamo permetterci un abbonamento di 300 euro, per cui... Ma io, Gabriele, 300 euro all'anno, quando la Swain li spende allora per vestirsi, ma io non lo so, veramente, guarda. Li faccio vedere la Swain, la Swain fa... la bontà di finanziarci Zoom, allora. Ma sì, ci si veste con Zoom, perché tra l'altro i colori di Zoom se si mette addosso... È vero. Lei, qualsiasi cosa si mette addosso non cambia un cazzo, perché voglio dire, si può mettere pure una tenda, non è un problema, però... La canadese, come si suol dire. La canadese, sì. Che poi sarebbe proprio una di Toronto, cioè si mette addosso sì, una. Anche per gusto chapeau. Personale, sì, anche per gusto personale. Chapeau. Sì, chapeau, dal 69 e vai. Okay. Vabbè, dopo la contestazione, chapeau. Enrico, chapeau. Allora, a parte ringraziare Sandro, ringrazio anche a te ovviamente per la tua continua e grande partecipazione e contributo alla trasmissione. Non resisto dalla voglia di ascoltare questa puntata, Enrico. Enrico. È andato via, attaccato. A posto. Va bene, allora ringrazio entrambi e che dire, invito le persone a seguire, andare allo spettacolo ovviamente a costo di arrivarci con la macchina proprio dentro il teatro, proprio investite, sfondate la parete, entrate nel teatro e vedo spettacolo. E poi seguite tutto live, che questi programmi seguiteci continuamente sul canale di YouTube quando non ce lo chiudono o quando ci sono i caricamenti, e poi seguite la pagina di Facebook, abbiamo aperto uno spazio su Mixcloud per caricare le puntate, seguiteci, il canale di Rambo non sembra voler funzionare, per cui per adesso ci arrangiamo con Mixcloud, YouTube, e poi carichiamo più video su Facebook, così facciamo in modo di farli incazzare nella maniera più assoluta. Dai, così. Non si può, esattamente. Così, sì. Grande ascolto live, Benvenuto News con Sandro Torelli, Enrico Balletto, io sono Gabriele, grazie a tutti. Alla prossima puntata. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Ciao.